Ciao! Allora, innanzitutto mi scuso per l'accento orribile lagunare e anche per la mancata esperienza nel fare video, comunque spero che possa essere lo stesso utile per qualcuno. Volevo fare la recensione di questo attrezzo nuovo della We Are Memory Keepers, che è la Goodie Bag Guide. In pratica è un righello modulabile fatto in tre parti che si attaccano e staccano a seconda della grandezza con cui vogliamo fare le nostre, loro le chiamano goodie bag, sono in pratica delle bustine fatte con delle carte particolari. Se si prendono le loro in particolare sono le originali, le glassine paper. Ce ne sono anche con delle fantasie oltre che tinta unita e sono delle carte molto molto leggere, acid free e perfette anche per contenere alimenti. Fa parte della loro nuova linea dedicata ai party su cui stanno approfondendo molto tutta una parte di attrezzi che è anche molto carina. A me le bustine piacciono non per fare i party, anche, però per contenere card piuttosto che regalini. Quindi volevo semplicemente farvi vedere come funziona. È semplicissima. Sul kit che acquistate si trova il righello. E poi si trova semplicemente il foglietto di istruzioni, il bugiardino della We Are Memory Keepers. E, è semplicissimo, nel senso che, ecco qua, si sceglie in pratica la misura della bustina. E a seconda della misura della bustina, prima di tutto si predispone la carta con le misure che sono indicate qui. E dopodiché si prepara il righello con le indicazioni che vengono date appunto sul bugiardino ed è molto semplice, basta strappare la carta e poi chiuderla con un goccetto di colla. Allora, iniziamo. Io ho scelto di fare una bustina la più grande che c'è. In pratica, come vedete, qui la carta deve misurare 12 pollici per fare la bustina di 5 pollici e mezzo. A me piacciono bustine un po' più grandi perché così si possono contenere delle card e posso consegnare qualcosa con una bustina veramente particolare. Però eventualmente, come vedete, si possono fare le bustine anche con misure diverse. Questa è esattamente la misura della larghezza della bustina, la lunghezza invece la definite voi. Ok, allora cominciamo. In pratica, la mia carta poteva essere di 12 pollici, quindi a questo punto io prendo il mio foglio e non ci faccio niente. Dopodiché, il righello ha dei numeri, quindi i numeri in pratica della misura della carta. Qui è 12 e qui è 12. In questo caso io devo mettere con precisione la carta con i bordi che arrivano a 12, ok? Cercando di ovviamente di stare dritta, per quello magari mi è utile il tappetino, il cutting pad, perché comunque così non abbiamo problemi di dover fare delle linee particolari per farla venire dritta. Dopodiché semplicemente si tiene schiacciata bene e si strappa. Ok, poi si fa la stessa cosa sull'altro lato. Io non sono una professionista del taglio carta e le mie amiche lo sanno, soprattutto quelle che mi fanno i lavori con i cutter, perché sono tremenda. Comunque, anche qui in pratica mi allineo a questo punto cercando di stare dritta con il righello. Ok, e mi faccio aiutare dalla cutting pad e anche qui faccio lo stesso strappo. Ok, allora preciso che anche mostrando, anche vedendo i tutorial che sono mostrati dalla We Are Memory Keepers, il taglio non è un taglio preciso, è un taglio comunque abbastanza grossolano che può effettivamente dare un righello come questo.
ed è anche questa il punto, diciamo, particolare di questo tipo di attrezzo. Ok, quindi ovviamente se volete una cosa tagliata alla perfezione, lì ci vuole a questo punto una fustella e la Big Shot. Dopodiché, per chiudere la nostra busta, in pratica, sempre aiutandoci con il righello, andiamo sugli angolini, qui, pieghiamo con l'aiuto del righello, ok? Facciamo la stessa cosa di qua. E pieghiamo, perfetto. Quando lo chiudete bene succede questo. Ok. Dopodiché, sempre con il righello e aiutandosi col cutting pad per fare le cose con più precisione, chiudiamo il retro della bustina. Ok. Adesso la chiudo con un goccio di colla e poi vi faccio vedere anche le bustine come possono essere decorate. Comunque la bustina è questa. Il materiale è un materiale leggero, assomiglia molto alla carta velina, solo che è forse leggermente un po' più strutturato, ma si possono usare anche carte veline, tranquillamente anche vellum, piuttosto che anche cartoncino da scrap, quindi carta pattern scrap. Io per esempio avevo fatto questa, ok, si può chiudere poi questa letta, la si può chiudere. E si può fare una bustina di questo tipo. Chiaramente lo strappo, come vi dicevo, è comunque leggermente grossolano. È un po' quello che vi deve piacere. A me piace molto, onestamente, soprattutto queste carte che sono veramente carine e simpatiche. Bene, alla prossima. Ciao ciao!